Ecco ragazzi, alcuni scorci di quello che andremo a vedere. Volete sapere dove porta questa strada? Da dove ritornerete? Se ritornerete? Lo scopriremo. Buona visione. Ciao ragazzi, ecco qui lo spazio per fare una piccola promozione ai miei due amici, Cristian e Stefano in particolare, che conosco. Andate a seguirli sulla loro pagina Instagram, hanno anche la pagina Facebook ovviamente, e sono loro che in pratica mi hanno messo sott'occhio la mappa che vi presento ora. Quindi fate un salto da loro, che fanno delle screenshot spettacolari. Poi vabbè, se c'è dentro l'MV. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Eccoci qua per una presentazione per una mappa. Tanti mi chiedete se le mod che presento sono anche per PS4. Molto spesso sono mod che trovo fuori da Modab, quindi no. Questa ragazzi è per PC, PS4, Xbox. Quindi questo già, mettetevi il cuore in pace. Devo ringraziare due cari amici, Cristian e Stefano, che me l'hanno fatta notare, diciamo, perché su Modab c'è, la trovate, ma le foto presenti, gli screenshot, non mi dicevano assolutamente niente. Pensavo fosse una mappa veramente scrausa, passatemi il termine. Ed invece è solo ed esclusivamente legna ovunque. Quindi innanzitutto diciamo che dovete essere appassionati di forestale, poi in realtà uno può anche abbattere tutto questo, prendere un aratro, crearsi campi, ma la mappa è molto stile, diciamo, zone boschive, non proprio per essere poi convertite a campagna. Dopo vabbè, ognuno fa quello che vuole nel suo carriere su Farming Simulator. Sembra molto mappe tipo Spin Tires per chi ha avuto la gioia di provarlo, e chi non sa cosa sia, mi raccomando, andare a cercarselo, perché è un gioco di simulatore di fango praticamente. C'è un terreno dinamico, dovete trasportare legna da un punto all'altro della mappa con dei mezzi in stile russo ovviamente. Ragazzi, che dire, solo 50-60 megabyte di mappa, cioè a volte trovate trattori che pesano di più, e quando pesano tanto non scaricateli neanche. C'è poco in realtà da vedere, perché è continuamente bosco, piante, e quindi non è che c'è una presentazione da vedere dove si vende il latte, dove c'è il negozio e tutto quanto. In realtà sarà anche breve la presentazione, ma volevo solo farvi vedere la cura nei dettagli di tutta la mappa, di zone boschive e non. Poi magari faremo un giretto su una strada molto particolare, perché c'è quella strada che parte, diciamo, che si dirama, quella che vedete gialla, abbastanza gialla, centro mappa, centro alto della mappa, costeggia praticamente la montagna con dei strapiombi eccezionali. Magari che dopo prendiamo un Ponce e un Komatsu, andiamo a farsi un giro. Adesso con calma, con molta moltissima calma, qua mi appresto con la player camera a farvi vedere in pratica scorci della mappa. Ovviamente non la faccio vedere tutta, perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. Magari adesso farò anche qualche taglietto veloce e capirete che sono taglietti appositi, insomma, per andare a vedere altre zone, perché ripeto, sta a voi anche poi andare a esplorarla per conto vostro con calma. Io ho fatto partire la mappa, la carriera, quella avete tanti soldi ma null'altro, e loro vi danno solo un pick up della Lizard, che poi torniamo a vedere. Vabbè, l'originale vi danno alla fine, non è che sia chissà cosa, era lì di fianco la baracca, l'avete visto a inizio presentazione. Niente, ripeto, qua bisogna essere realmente appassionati di boschivo o anche trial 4x4, appena che esce una mod che dico io la faccio vedere,
in mezzo a questi boschi. Sto già assaporando il momento. Come spero sempre, magari intanto che sono in presentazione o in gioco, magari sto parlando e il tale autore magari sta già buttando fuori la mod, quindi non si sa mai. E niente, aumentiamo ancora un attimo la velocità del player se ci riesco. Ah, forse non l'ho messa, ok, benissimo, ma vabbè. E intanto che chiacchiero, spero di far modalità linea verde e farvi vedere la maestosità di questa mappa. Veramente, veramente grande. Se ci pensate, qua abbiamo fatto il giro da dove partiamo. Quindi abbiamo visto meno di un decimo della mappa. Adesso vi porto con calma a vedere anche altre zone. Poi ripeto, sta a voi esplorarla e quindi la mia idea era solo di, tra virgolette, portarvi a conoscenza, perché vista così da modab realmente, ok, di solito non sono così prevenuto, però vedo delle foto, non mi sembrava niente di che. E ripeto, parlando con i miei amici Cristian e Stefano, che saluto, invito magari a seguire la loro pagina Instagram intanto, che vorrebbero anche aprire un canale, ma so che mi dicono sempre che hanno problemi di connessione e fanno moddings e partite in single player, cioè in single player, multiplayer fra loro, e magari un giorno o l'altro combineremo anche qualcosa tutti assieme. Quindi li ringrazio per avermi spoilerato una mappa così micidiale. Cioè, ragazzi, qua ci sono degli scorci che veramente meritano. Se usate i continui passi, qua alla fine avrò un farmer che sarà dimagrito, avrà due polpacci bestiali. Comunque, ripeto, fantastica. Beh, penso che si arriva a stufarsi di far forestale dopo che si sta qua spesso e volentieri. Qua scendiamo un attimo sotto acqua. Qua è troppo fonda, però alcune zone, ragazzi, secondo me, tipo qua, no, è ben fonda abbastanza. Qua no, ma dove c'è il fiume, che dopo vi farò vedere, in certi punti secondo me si può anche guadare senza che vi dica la scritta qua assolutamente no, finite giù, non ne uscite più. Qua ci sono radure, ripeto, nulla vi vieta anche di pulire tutto qua, abbattere qualsiasi cosa e crearvi una farm, anche se ripeto è strano avere una farm qua nelle zone paludose. Qua, ragazzi, mi hanno veramente messi male. No, ma ok che non hanno modellato edifici, non hanno modellato case varie eventuali, però comunque la pazienza di dettagliare la mappa con i cespugli, con terreno. Jack, qua io non te l'ho neanche ancora detto che c'è questa, magari te lo dico prima di buttare fuori la presentazione, o magari lo sentirai direttamente in presentazione. Non so se ti verrà voglia di fare qualche partita qua, qualche spin-off della serie, non lo so. Veramente ha messo una cura nel dettaglio, secondo me ineccepibile. Ripeto, è tutto natura, non c'è niente di artificiale e attività umane, ma resta comunque il fatto che è veramente, veramente, veramente una bella mappa. Adesso, ragazzi, vabbè, facciamo un salto qua di nuovo al fantastico Lizard. Magari potremo andare a visitarla un attimino anche in macchina, perché così qua dentro in mezzo ai cespugli non si vede neanche la strada. Qua dov'è? Vediamo se ne usciamo vincitori. Prima volta qua che guido seriamente Lizard. Cosa migliore è questa? Niente, andiamo. Ops, il cespuglio. Andiamo qua, se non erro, andiamo verso la segheria, ok. Ampie zone.
Sì, ecco qua sono gli unici, quasi gli unici edifici, diciamo, presenti in tutta la mappa. Qua potete venire dentro con rimorchi, rimorchi e rimorchi ancora. Adesso andiamo a visitare anche. Vabbè, prima vediamo discorso anche lotti. Vedete? 50.000, 42, 178.000, la palude 76, 152.000 tutta questa zona, 197. Sì, in realtà col budget iniziale che abbiamo qua, velocemente ad occhio, la potreste comprare anche tutta, proprio senza problemi. Andiamo a vedere il ranch qua. No, attenzione che devo fare così. Filanda. Ah, quindi avete. Ok. Ah, c'è un cenno di civiltà, ragazzi. Pensavo di no. In realtà hanno preso edifici della Ravenport. C'è pure. Krebacher, Mule. Sì. Mi viene sorgendo dubbio dove siamo qua. Dove saremmo finiti con questa umlaut sospetta qua? Niente, qua segna Ranch Filanda, mercante di bestiame, fienile. Ok, quindi in realtà potete giocarvela, come avevo detto, con la parte anche di farming normale. Altre zone da visitare, adesso vi porto strada facendo, pian pianino, e ve le faccio vedere. Alcune che ho notato io, più questa strada che vi dicevo prima, specialmente questo tratto qua, se non erro, vi ci porto con il mezzo adeguato. Quindi breve taglio. Eccoci ragazzi, là avevamo lasciato il pick up, qua ho comprato un Komatsu e spona qui praticamente il mezzo. Ci facciamo ancora un pezzettino di strada. Un po' lunghetta, ma intanto vediamo di arrivare sul posto. Anzi, ragazzi, lo prevedo subito. Faccio un brevissimo time lapse, magari per arrivare fin là, perché sennò diventa lunga la faccenda. Eccoci ragazzi, eccoci, eccoci. Sono abbastanza emozionato. La strada qua si fa sempre più verso il paradiso, contornanti qua in contropendenza per tenere il carico e il mezzo. Il Komatsu qua si comporta bene. Sembra di essere ai raduni Land. Vediamo qua di farcela. Terreno qua ragazzi, asciutto, ce la facciamo, ce la facciamo. Faccio vedere anche da esterno ancora, sperando di non finire di sotto. Una strada fantastica, veramente. Da fare anche con calma, magari con qualche bilico. E ora ragazzi vi porto sul punto migliore, sul punto panoramico, diciamo. Sembra la via del sale qua, non so per chi l'ha mai sentita nominare, vista o fatta, io l'ho fatta, c'era anche Jack e anche mio papà con il mitico Land Rover, che alcuni di voi sanno della presenza in casa. Oh mamma ragazzi, qua sono pazzi. Reggerà, reggerà. Vediamo, secondo voi. Mamma mia. Ripeto,
prendiamo, diciamo che non mi soddisfava tanto lo screenshot di copertina in quel punto. Vediamo di farne un altro magari un po' più avanti. L'importante è che ammiriate la bellezza della mappa. Secondo me merita tantissimo, ripeto, per chi ha voglia di far forestale e guidare in posti impestati, diciamo, rispetto al solito, come dire, emozionante. Qua l'idea mi sa che è appunto uno deve venire su con la testa, col processore, far fuori tutti gli alberi, caricarli su questo, scendere e dopo nel primo spiazzo scaricarli, e se li carica un man o un qualsiasi altro camion rallato e non, e portarseli via, perché venire su col camion qua, diciamo, è abbastanza da pazzi. Però merita, merita, merita. Io mi immagino già questa mappa con la season, mamma mia, con tutta la neve, prati innevati, la foresta innevata. Mamma mia, ragazzi. Eccoci. Dovrebbe mancare poco. Sì, dai, arriviamo a quel piazzale lì dove c'è la biforcazione per le manovre dei veicoli. Sembra un misto fra Spin Tires e Arma 3, tutti quei giochi di guerra. Quindi qua potete venire a far farming o anche paintball o soft air nei boschi. Qua è la biforcazione, ok, noi prendiamo questa intanto. No, ma la cura che ci ha messo è veramente meritevole. C'era anche per il 17 certe mappe pseudo forestali, ma erano un po' buttate lì secondo me, ma qua veramente top di gamma per il forestale. Arrivate realmente a stufarvi. Arrivati, così vi faccio vedere allora una gita dall'alto, le paludi che abbiamo visitato. Ovviamente, ovvio che si vedono male da così distante, ragazzi. Non pensate che si facciano così schifo. Insomma, una volta che siete arrivati, il laghetto. E qua che siamo saliti, e là c'è l'altra strada praticamente che porta. Ci ha fatti tutta questa strada qua sotto. Qua c'è un altro mini laghetto pozza. Ragazzi, porto a vedere altri scorci. Intanto, ecco lo scorcio del fiume. Qua siamo in zona della segheria. Ripeto, c'è un attimo di discorso forse di grip distance che ce l'ho impostata alta, però forse per non appesantire magari gli alberi stessi. Vedete come mi avvicino, ovviamente si creano, diciamo, prima sembravano fatti con paint eccetera. Comunque guardate, in realtà non voglio star qua a tirarla per le lunghe perché è inutile che guardate ogni dettaglio in presentazione. Il bello è anche andare a vedersela, quindi io ve l'ho presentata soprattutto per, tra virgolette, mostrarla e dar merito a chi si è messo lì a farla, diciamo, questa mappa. E basta, prossimamente magari vedrete una presentazione di un paio di attrezzature forestali fatte da, ve lo svelerò più avanti, da un ragazzo che non so se è svedese, credo, che ha il suo server Discord. In teoria ha collaborato anche a questa mappa, e infatti loro pensano solo alla legna tutto il giorno. E niente, quindi ragazzi, se vi interessa, questa è Sumo Dub, scaricabile beatamente, pesa pochissimo. Per PC, PlayStation e Xbox, quindi non avete problemi con nessuna tipologia di PC o console, quindi nessuna piattaforma, tutte sono disponibili.
Detto questo, vabbè, vi ringrazio sempre per tutto, per la serie, per il feedback nella serie, per i commenti nelle presentazioni e niente, alla prossima e un saluto a tutti.